Buongiorno a tutti e bentornati su questo canale. Oggi vorrei parlare con voi di un altro libro che mi è stato molto utile per il mio percorso personale, ma anche professionale, un libro da cui ho ancora molto da imparare, ma che proprio per questo, per la sua, possiamo dire, il suo risvolto pratico, ecco, mi sento di consigliare a chiunque. Mi sento di consigliare a chiunque ami o abbia mai amato qualcuno, o sia stato amato da qualcuno, quindi appunto proprio a tutti. Il libro è questo: Amore perfetto, Relazioni imperfette di John Wellwood. L'autore non è un filosofo, ma è uno psicologo, uno psicoterapeuta, e il tema è quello appunto delle relazioni, in particolare delle relazioni amorose, quindi delle relazioni di coppia, anche se effettivamente non solo quelle vengono trattate, più in generale le relazioni d'amore. Il titolo è molto interessante, a mio giudizio, porta in primo piano quella che è la domanda da cui parte tutta la riflessione, ovvero: se l'amore è così magnifico, è così fantastico, come mai i rapporti sono così difficili? Ancora, se l'amore è ovunque, come nel corso del libro l'autore cerca di spiegare, come mai la maggior parte di noi se ne va in giro, come se fosse del tutto priva d'amore? Come mai molto spesso non abbiamo comportamenti amorevoli? Come mai siamo alla continua ricerca dell'amore, se in fondo l'amore è dappertutto? Saltando tutta una serie di passaggi importanti, arrivo un po' alle conclusioni, a quella che è la tesi di Wellwood. Secondo lui, tutti i problemi relazionali possono essere ricondotti a quello che definisce il sentimento di non amore, ovvero il sospetto di non essere degni d'amore esattamente per quello che siamo, di non meritarci appunto l'amore semplicemente per quello che siamo, come se dovessimo sempre fare qualcosa, no? Appunto per guadagnare l'amore. Molto spesso questa ferita del cuore, come la chiama l'autore, nasce da non essersi sentiti pienamente accettati nella propria famiglia d'origine. Ovviamente ci sono vari gradi, varie intensità di questo sentimento di non amore e quindi di questa non accettazione che si è percepita dalla propria famiglia. Si va dal grado massimo, per esempio dall'abuso, o addirittura dal rifiuto effettivo, esplicito, da parte della propria famiglia, alla scarsa attenzione che magari i genitori possono aver avuto per uno o più figli, fino ad arrivare a varie forme di non accoglienza che però sono più implicite, sono più sottili, soprattutto più inconsapevoli. Questi genitori amano indubbiamente i loro figli, però talvolta senza rendersene conto possono dispensare il loro amore sotto forma di manipolazione o sotto forma di controllo. Oppure ci possono essere genitori che amano moltissimo i loro figli, ma faticano, per esempio, ad accettare che i loro figli siano diversi da loro oppure diversi dalle aspettative che hanno su di loro. Tutti questi comportamenti, che possono anche essere talvolta, anche normali, tra virgolette, no? All'interno di famiglie, se vengono, ovviamente non tutti sono normali, l'abuso, il rifiuto, la scarsa attenzione, però può capitare, no? Magari a tutti i genitori talvolta di dispensare amore inconsapevolmente sotto forma di controllo piuttosto che di avere delle aspettative sui propri figli. Ecco, questi comportamenti, ma soprattutto quelli più gravi che ho illustrato prima, se vengono reiterati, possono causare dei traumi a dei figli. Più che altro, questi figli, non sentendosi apprezzati per quello che sono, finiscono per considerare l'amore come qualcosa di esterno a loro, come qualcosa che loro si devono guadagnare comportandosi in un determinato modo. Ecco, come cercavo di dire prima, questo meccanismo nella sua struttura minima, coinvolge tutti i figli, coinvolge tutti i bambini, nel senso che, a mio parere, anche il genitore più consapevole nell'arco della sua vita può veicolare, pur non volendo, può veicolare il messaggio che suo figlio è più amato, più apprezzato, scusate, se si comporta in un certo modo, se si comporta bene, tra virgolette, piuttosto che se si comporta male, tra virgolette. È chiaro che da qui non è che discende necessariamente un trauma, ma appunto,
Innanzitutto bisognerebbe sempre, e questo lo dico in primis a me, da neomanno, no? Quindi effettivamente piuttosto inesperta, no? Sul tema, bisognerebbe sempre, far cogliere al bambino la differenza tra quello che è il comportamento sbagliato e quello che è il bambino sbagliato, cioè l'essenza sbagliata, no? Quindi non dire al bambino, che ne so, sei stupido, ma la cosa che hai fatto appunto non è un po' stupida, se volendo restare nell'esempio. Quindi distinguere bene il fatto che noi proviamo sempre amore per il nostro bambino, cioè l'amore per il nostro bambino permane, ma magari alcuni comportamenti non sono efficaci, non portano al bene per nessuno, nemmeno per lo stesso bambino. Ecco. Questi comportamenti appunto non portano necessariamente a un trauma, ma tornando invece agli abusi, alle cose, alla mancanza di attenzione o alcune davvero forme di amore dispensate in modo particolarmente controllante, effettivamente possono portare a questo sentimento di non amore, nel senso che questi bambini, subendo reiteratamente queste cose, non si sentono accettati dalle loro famiglie e potrebbero addirittura sviluppare quella che in psicologia si chiama dissociazione, ovvero potrebbero a poco allontanarsi da tutto ciò che provoca loro dolore, quindi alla fine allontanarsi anche dal loro bisogno d'amore, allontanarsi anche dalla loro propria affettività. Crescendo, diventando adulti, potrebbe essere che si innamorino di qualcuno e che innamorandosi superino anche un pochino questo loro sentimento, no? Che superino anche che ricucciano un pochino questa ferita del cuore, ma generalmente è vero che tanto più una persona ci illumina, tanto più una persona comunque risveglia l'ombra che è dentro di noi. Quindi non appena poi, anche nei riguardi di questa persona di cui ci si è innamorati, probabilmente non appena scaturisce un'incomprensione, una difficoltà, una delusione, un conflitto, è probabile che la ferita, quell'antica ferita del cuore, risalga in superficie e insieme ad essa il tarlo, ovvero non sono davvero amato, non sono davvero amato per quello che sono, non mi merito l'amore, nessuno mi riconosce, eccetera, eccetera. Nel libro c'è un esempio, secondo me, molto chiaro di come talvolta anche al di sotto di piccoli litigi, di piccole incomprensioni, si nasconda appunto il sentimento di non amore. Vi leggo una parte. Una coppia con cui ho lavorato mi ha descritto l'incidente che ha portato a un loro allontanamento per una settimana. La donna aveva appena fatto il tè al marito quando lui si è arrabbiato perché lei gli aveva messo dentro il latte. Non ti ho forse detto che non voglio che tu metta il latte nel tè al mio posto perché mi piace che prima resti a lungo in infusione? L'unica maniera di capire come un episodio così banale possa scatenare un conflitto importante è riconoscere che cosa significa l'azione di lei per lui. Agli occhi di lui, lei ha dimostrato una volta di più di non sintonizzarsi con lui e con i suoi bisogni, proprio come probabilmente tutte le altre donne della sua vita, a partire da sua madre o suo padre. E lei, quando anche fargli il tè diventa un'occasione di biasimo e di risentimento, ha un'ulteriore dimostrazione che qualsiasi cosa faccia non può ottenere l'amore di lui. Sullo sfondo di questo piccolo incidente emerge l'antico dolore di sentirsi trascurati e non apprezzati, che entrambi i partner stanno interpretando ancora una volta. Ecco che qui torna quello che in altri video abbiamo chiamato il nostro bambino interiore ferito, il corpo di dolore, il nostro ego. Magari, ovviamente, fortunatamente, non tutte le persone hanno subito abusi particolari, grazie a Dio, una piccola parte, però è vero che tutti in fondo abbiamo dei motivi, ok, per non esserci sentiti totalmente apprezzati e queste cose saltano fuori, soprattutto nelle relazioni di coppia. Nella mia pratica di psicoterapeuta, prosegue l'autore, sono stato incuriosito dalla tenacia e dall'intransigenza del sentimento di non amore, che può permanere nella psiche nonostante le numerosissime prove del suo contrario, ovvero anche quando le persone ci amano davvero, noi crediamo che non ci amino, o nonostante molti anni di psicoterapia o pratica spirituale. Ciò che è peggio è che il sentimento di non amore ha il potere di respingere, ridurre o sabotare qualunque amore eventualmente ci sia. Ecco.
Tuttavia, come poi spiega molto bene l'autore nel testo, io non lo sto illustrando tutto, lo voglio lasciare, appunto, voglio lasciare che gli interessati poi lo scoprano. Tuttavia, proprio lavorando sulle nostre ferite, sulle ferite del cuore, possiamo raggiungere una consapevolezza maggiore dei nostri meccanismi interiori, e soprattutto possiamo raggiungere una più profonda connessione col nostro cuore e ricordarci la grande differenza che esiste tra l'amore relativo e l'amore assoluto, come riecheggia un po' nel titolo, no? L'amore assoluto è dentro di noi, dipende proprio, è dentro di noi. Però, nell'incontro con l'altro, questo amore non si può che manifestare in modo relativo. La fonte dell'amore non è l'altro. La fonte dell'amore è il nostro cuore, la nostra natura è amore. Ma appunto, la nostra connessione col nostro cuore è la fonte dell'amore. Ma appunto, le relazioni sono instabili. Perché? Perché noi siamo instabili, nel senso, perché noi non siamo esseri perfetti. Perché noi siamo esseri relativi, quindi a tratti troviamo magari un punto di incontro, un terreno di incontro comune con l'altro, che indubbiamente amiamo, ma in un momento successivo ci lasciamo invece allontanare da questo terreno comune, sospinti da quelli che sono i nostri traumi, i nostri ricordi, le nostre aspettative, i nostri pensieri. Tuttavia, dice anche l'autore, questo diventa un problema insormontabile. È chiaro che è un problema, nel senso che poi nelle dinamiche quotidiane ci fa cambiare l'umore, ci innervosisce, però appunto questo diventa un problema grosso, un problema insormontabile solo se noi ci aspettiamo qualcosa di diverso, solo se noi ci aspettiamo di ricevere amore assoluto da persone che non sono assolute, cioè che sono relative, che sono appunto umane. Ciao gatto! Quindi appunto solo, diventa un problema solo se noi ci aspettiamo che la sintonia, l'amore, la comprensione, la complicità siano perenni, siano stabili, siano immutabili. Vorrei leggervi alcuni passi a questo proposito che dicono un po' sempre la stessa cosa, no? Questa differenza tra amore assoluto e amore relativo. Però Wellwood si esprime ecco, molto meglio di come potrei fare io. Quindi ve li leggo. Anche se non sono pochi. È vero, abbiamo diritto all'amore perfetto, è un diritto di nascita. Il problema è che lo cerchiamo nei posti sbagliati, fuori di noi, nelle nostre relazioni imperfette, con persone imperfette che sono ferite come noi. È inevitabile che ne usciamo frustrati e delusi. Anche se l'amore perfetto può risplendere all'interno dei rapporti in certi momenti, non possiamo fare conto che provenga regolarmente dagli altri. Se il grande amore è come il sole, il nostro essere feriti è come una nuvola che vela temporaneamente i suoi raggi. Per fortuna, come il sole non può venire danneggiato dalle nubi, così la nostra innata capacità di calore e di disponibilità, cioè di amore, non può essere distrutta. Perciò curare la ferita del cuore non vuol dire riparare qualcosa di rotto. Avere il cuore ferito è come l'essersi persi tra le nuvole. Anche se possiamo passare tutta la vita persi in queste nubi, ciò non significa che il sole sia perso o danneggiato. Curare la ferita dell'amore significa farci raggiungere dal sole, in modo che possa fare ciò che naturalmente vuole fare, ovvero risplendere su di noi. Mi piace molto questa immagine del sole e delle nuvole. C'è un'altra parte che volevo leggervi. Proprio sempre sull'amore relativo, che poi è quello che proviamo nei nostri rapporti, che sperimentiamo nei nostri rapporti. L'amore umano normale è sempre relativo, non è mai assoluto. Come il tempo, l'amore relativo segue un flusso dinamico, sale e scende, cresce e cala, cambia forma e intensità. Quanto detto finora può sembrare ovvio, tuttavia ecco l'ostacolo. Noi immaginiamo che sia l'altro a dover essere una fonte di amore. Perfetto, amandoci costantemente proprio nel modo giusto. Dal momento che le nostre esperienze d'amore di solito avvengono in relazione ad altri, siamo indotti a considerare i rapporti come la fonte principale dell'amore, sempre lo stesso concetto ribadito. Ecco il motivo per cui il primo passo per curare la ferita e liberarci dal risentimento consiste nel renderci conto dell'importante differenza tra amore assoluto e amore relativo. Questo è molto importante. A livello più profondo del nostro essere, l'essenza divina che condividiamo con tutti gli esseri, non c'è separazione tra te e me, tra io e l'altro. Questo
quindi neanche tra appunto i due membri di una coppia o i membri di una famiglia. In ogni momento è possibile sperimentare il calore e l'apertura di un contatto del cuore con ogni creatura vivente, un amante, un bambino, un amico, un estraneo che passa per strada, persino un animale. Quando apprezziamo la bellezza di un altro essere, il canale del cuore si apre e una scintilla di amore assoluto ci attraversa. In questo istante di connessione non ci sentiamo più separati o isolati. Eppure, allo stesso tempo, a livello relativo, rimaniamo sempre separati e differenti. Abbiamo corpi separati, con storie, origini, famiglie, tratti del carattere, valori, preferenze, prospettive e alla fine destini diversi. Quando ci incontriamo in un momento di amore assoluto, lo scambio che avviene è essere con essere. Come versare acqua nell'acqua. L'amore relativo invece è uno scambio che avviene a livello della forma, persona con persona. Mentre due persone possono conoscersi come se fossero una persona sola nel regno della pura apertura, cioè dell'amore assoluto, rimangono irrevocabilmente due persone separate nel regno della forma, cioè dell'amore relativo. Una notte entriamo in contatto profondo con un altro e ciò ci fa sentire completamente aperti nei confronti di questa persona, ricolmi d'amore e innamorati. Il mattino dopo, però, anche se proviamo ancora l'amore, questa grande apertura può venire offuscata da considerazioni che iniziano a sorgere. È sicuro aprirsi a questa persona? Possiamo accettare il modo in cui siamo diversi? Fino a che punto siamo capaci di capirci? Siamo una bella coppia, eccetera. Fondersi nell'apertura offre momenti di unione gioiosa nell'amore assoluto, ma le sfide dell'amore relativo riportano le coppie con i piedi per terra e le obbligano continuamente a fronteggiare e a fare conti con il loro essere due. Così, se si conta su una stabile sintonia con un'altra persona, ci si predispone a frustrazione, delusione e dolore. Ognuno può seguire solo le proprie leggi interiori, dal momento che ciascuno ha il proprio ritmo e la propria sensibilità, non si può mai fare conto sul fatto che gli altri siano costantemente in sintonia con noi. È inevitabile perdere sincronia con la persona amata, poiché entrambi, in momenti diversi, vogliamo invariabilmente cose diverse, sia dal partner che dalla vita. Inoltre, questo è il punto su cui l'autore insiste di più anche nei capitoli successivi, e la cosa che anche a me interessa di più, non solo noi abbiamo bisogni diversi e punti di vista diversi e siamo persone diverse con storie diverse, ma spesso vogliamo anche essere amati in un modo diverso, essere amati nel modo che possa curare le ferite del nostro passato, i traumi del nostro non essere amati, ecco, non esserci percepiti amati. Quindi appunto, continua l'autore, non solo abbiamo bisogni e punti di vista differenti, spesso vogliamo anche essere amati in un modo particolare, che riesca a curare le nostre ferite emotive del passato. Eppure è una richiesta assurda, poiché parte dal presupposto che gli altri dovrebbero costantemente adattare il loro modo d'amare in maniera da farlo coincidere con il nostro. Un esempio, utile. Se abbiamo paura dell'abbandono, può accadere che facciamo pressione sul nostro partner per un impegno verbale maggiore di quanto lui si senta. Questo tipo di impegno può essere tranquillizzante per noi. Ci fa sapere, scusate, che l'altro è qui per noi. Purtroppo, però, tali aspettative possono innescare timore di accerchiamento nel nostro partner, che si può sentire sotto controllo se sottoposto a pressione, perché si adatti ai nostri programmi. Diversamente da noi, il nostro partner può sentirsi amato soprattutto quando gli viene concesso spazio. Pertanto, se ci aspettiamo che ci ami esattamente come vogliamo noi, questo può indurlo a ritrarsi, riattivando di conseguenza le nostre paure di abbandono. Nonostante i loro grandi sforzi, i due partner spesso non riescono a fare altro che a scatenare le reciproche ferite d'amore. Ecco per questo che i rapporti sono così difficili, anche se l'amore effettivamente è assoluto, l'amore effettivamente esiste e tutti lo desideriamo e tutti ne abbiamo bisogno e tutti lo riceviamo e lo diamo. Ecco, vorrei concludere questo video con un esercizio e una domanda. L'esercizio è quello, tra l'altro qui l'autore propone moltissimi esercizi pratici, moltissime meditazioni alla fine del suo saggio, ecco.
L'esercizio che propongo io è quello di ricercare almeno una volta nelle nostre giornate la bellezza. Quella bellezza appunto che ci può mettere in contatto con l'assoluto, con il sole della nostra metafora, con quella fonte che è dentro di noi, che è comunque nostro compito risvegliare. La domanda invece, una domanda retorica, è la seguente. Stiamo agendo con amore quando proviamo a far sì che gli altri ci amino come noi desideriamo, come secondo noi loro dovrebbero amarci? Domanda retorica. Però, un po' meno retorica, possiamo veramente esercitarci a pensare alle nostre relazioni, non solo a quelle di coppia, anche a quelle magari familiari, e pensiamo a questo, quanto le aspettative migliorano i nostri rapporti e quanto invece li peggiorano, quanto le aspettative possono trasformarsi in sottili forme di violenza. Ancora, per tornare al tema di un video precedente, con questo concludo, quanto le aspettative sugli altri possano trasformarsi in pretese e quindi quanto le aspettative sugli altri e anche su noi stessi possono condurci alla felicità.